Oggi pomeriggio si è costituita la Camera di Commercio di Chieti Pescara, nata dall'accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, una delle Camere più grandi d'Italia, con 100 addetti per oltre 95.000 imprese. Daniele Becci, già presidente della Camera di Commercio di Pescara, è stato eletto presidente del nuovo organismo alla prima votazione, con 31 voti su 32 presenti del Consiglio Camerale. Il messaggio che voglio mandare è di serenità. Noi ne abbiamo un po' tutti bisogno, abbiamo passato un periodo molto teso dentro le associazioni, anche nella mia associazione c'è stato un po' di tensione, però alla fine, siccome siamo tutti amici, abbiamo risolto tutto rapidamente. E diceva bene Salce, le associazioni di categoria rimarranno il punto di riferimento fisso della presidenza e della giunta. Tutti i settori saranno tenuti in debita considerazione. Io non voglio fare altri annunci, sinceramente. Non me la sento, sono soddisfatto perché il periodo è stato lungo, ma lo abbiamo superato insieme. Tutte le associazioni di categoria che sono in questa Camera di Commercio saranno rappresentate da me, tutte. Tutte. Quindi auguro buon lavoro a tutti, ci sarà un grande lavoro da fare, ma è un nuovo ente che guarda un territorio di una importanza assoluta per la nostra regione. Noi dobbiamo dare una mano alle nostre imprese. Lavoro di squadra. Buon lavoro a tutti, grazie. Presidente Daniele Becci, già presidente della Camera di Commercio di Pescara, oggi presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, una delle Camere di Commercio più grandi d'Italia. Se dovessi chiederle un aggettivo per questa fusione, che cosa mi risponderebbe? Necessaria e obbligatoria perché c'è la necessità di guardare a un futuro un po' più radioso per le nostre aziende. Un termine solo non basta, ci vuole una frase d'effetto in questo, è un momento in cui di mandare messaggi positivi, perché di messaggi negativi purtroppo ne stiamo avendo tanti nel mondo del lavoro. Programmi per il 2018. Programmi e intanto rendere la progettualità europea, che è il punto debole della nostra regione in generale, farla diventare un cavallo di battaglia. Per fare questo bisogna infrastrutturarsi e organizzarsi bene, ma senza perdere troppo tempo, perché all'interno del sistema camerale ci sono anche le figure professionali adatte.